Sa come? Come? Nessuno sa perché. Perché? Ma questo programma è ancora in onda. Incredibile. Questo è lo Zoo di 105. Ma credo ancora per poco. Ah, dai. Vado? Vado? Buona, eh? Dun, dun, dun. Vai, vai! Leo, qualcuno ci fa delle domande sulla tua cultura? Eh? Essendo comunque ovvio che sei un uomo veramente acculturato, plurilaureato, tutti, eccetera. Tu le sai le tabelline, eh? Come no? Sì, dai, per esempio la tabellina del 7 che è facilissima, dai. 7 per 1. No, non è 7 per 1, 7, è 7, 14, 21. Ah, 7, 38, 14. Ma che 7, 38, 14? Diamo i numeri all'otto adesso. 7, 14. 21. Dai, quella del 2, quella del 2, dai. 2. 2 per 2, 4. Ma non è 2 per 2, 2, 4, 6, 8. Vai. 6, 4, 2. Non 8. È 6, no, seriamente, le 6 o no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20. No, è 14. 14? Ah, 14 col 13, quando va ci va? Ma cosa stai dicendo? Dai, la più facile, dell'8, però serio, quella dell'8, dai. 8, 16, vai. 8, 16, 24, 28, 32, 26. Come 28? No, 28 non c'entra, ma 32 è giusto. C'è la 32. Ma che cazzo fai, spari a caso? No, è quella a casa. Non è un quiz, non è ma che non sei. Sto sparando a casa, è lontana casa mia. Dai, quella del 7, serio però, 7, vai. 7, 14, 21. Poi? 28. Poi? 35, 42, lo sta, 49, lo sta aiutando. Poi aspetta, poi c'è quell'altra dell'otto, che è l'otto superano l'otto biscotto. Uno dice: Mazzoli, perché non ricordi che oggi i nostri politici hanno approvato l'aumento della benzina firmato Igor? Perché non voglio creare tristezza. Basta, venerdì non ce la facciamo più, tanto è inutile, ragazzi. O facciamo una rivolta di quelle pesanti, sì, andiamo a massacrarli di botte, o andiamo a piedi, o andiamo a piedi, esatto, infatti è l'unica cosa. Io non dire mai che un'altra può darti più dell'altro, giusto? Ma che sarà Tizzo sarà Caio, esatto. Anche l'amore, voglio dire, anche l'amore ti darà la famosissima frase mitologica di Leone di Lerna, soprannominata lo stufamento. Lo stufamenten. Stufamenten. Corretto, no? Ma attenzione, ci colleghiamo col libero sfogo dello zoo, c'è la Bastard Inside Line. Lo zoo di 105 presenta Bastard Inside Line. Bastard Inside Line. Linea. Linea. Bastardo dentro. Dentro. Bastardi, bastardi merdate, sì. Stamattina per mettere il vostro poster di merda nel mio garage a Bergamo, sì, sono caduto dalla mensola e mi sono lussato una spalla, quindi no, andate a cagare, no, voi la vostra faccia del cazzo, ciao. Grazie. E anche tu, sì, fai la cena aziendale della Coca-Cola, e a metà serata, ubriaco marcio, ti metti a ballare in mezzo alla pista davanti a un dirigente con la maglia della Pepsi e il giorno dopo ti trovi senza lavoro. Benvenuto, sei un coglione come me. E anche tu, alle 2 del mattino, in pieno inverno, fuori da una discoteca in maglietta, per fare il figo davanti alle ragazze, inizi ad attaccarti con dei tipi che facevano i bulli, inizi a urlare ad alta voce. Ma a un certo punto, la tipa del secondo piano, perché stavi rompendo i coglioni, ti tira una secchiellata d'acqua e fai la figura del coglione in pieno inverno in maglietta, bagnato. Benvenuto, sei uno sfigato come me. Volevo mandare a fanculo tutti i dipendenti comunali che non fanno un cazzo. Voglio mandare a fanculo quello che ha mandato a fanculo i dipendenti comunali, perché per quanto mi riguarda, siccome sono un dipendente comunale, io faccio la mia parte come tanti altri lavoratori, pertanto a fanculo ci vada lui. Oh, grosso va a fanculo tutti quegli stronzi che se ne vanno in giro con raffreddore, entrano negli uffici, nei cinema, nei bar e sputano a destra manca, così attaccano il raffreddore agli altri. Andate tutti a fanculo, entratevene a casa quando avete raffreddore, coglioni. Minchia, volevo mandare a fare in c***o
culo quello stronzo di Mico della Franco a casa, che l'altro giorno ha telefonato a mio nonno. Mico, ci ha messo delle cose strane in testa, quell'ora vuole uccidere il vicino, va a fanculo per sé. Io sono Alessandra da Ivrea e volevo mandare a fanculo la mia collega Jenny, sì, perché non si ricorda mai che cazzo di canzone vuole mettere nel 3x3. Jenny, va a fanculo. Anche tu, alla sera di San Valentino, vai fuori a mangiare con l'amorosa, sì, e ti dice che ti amerà per sempre, e ti regala il pupazzo con il cuore, e il giorno dopo ti molla. Bene, benvenuto, vai a cagare, merda! Approfitto per salutare quella bella figona del bar della Bruna che me la pomperei a 90 di brutto. Ciao. Ciao ragazzi, volevo mandare a fare in culo la peppata di corsi di ieri sera. Perché? Che mi ha fatto stare a cagare tutta la nottata. E sono le 7:30 e ancora non finisco. Ciao bastardi. Se sei bastardo dentro, chiamalo 02-627-105. Sì. 627-105. Scusa Arlo, c'è un messaggio. Dice: Mazzoli, fatti i cazzi tuoi. Non mandare Leone a fare il tranviere. Siamo una categoria disgraziata già di nostro, senza bisogno di quel vecchio di merda. Ma non ci va, che cacchio vado? Guarda che ti ci vedo di brutto. A fare il tranviere io. Guarda, io ce la vedo di più a fare il tram. O il trans. Dovete fare voi. Andiamo, va. È lo zoo, un programma odiato in partenza. 1-0-5, come no? Quattro deficienti in frequenza. 1-0-5-105. 1-0-5-105. La musica nuova, prima di tutti, è su Radio 105. 105.